Amici di Onda Libera TV, siamo a Fano, esattamente a Bellocchi, dove si è appena concluso la tappa del Movement Tour del Movimento 5 Stelle di Fano. Ospiti della serata erano due parlamentari notissimi, Carla Ruocco della Commissione Finanza e Roberto Fico, presidente della Commissione Vigilanza RAI. Le domande da fare sono tantissime, però le vicende di questi giorni stanno travolgendo tutte le altre tematiche. Cosa ci potete dire di quello che sta accadendo a livello nazionale con questi cambi di governo all'ultimo minuto? Facciamo iniziare Carla Ruocco. Carla Ruocco. Boldrini è contento. Esatto. Abbiamo così rispettato tutte le donne del 5 Stelle. Cosa dire, ragazzi? È tutto rovesciato, tutto assolutamente anticostituzionale quello che stanno facendo, e che chissà da quanti anni hanno fatto nefandezze e hanno calpestato la Costituzione, e tante volte neanche ci abbiamo fatto caso, neanche lo abbiamo saputo purtroppo. Ma oggi ci siamo noi. C'è un'alternativa, noi siamo la legalità, il rispetto per le regole, per la Costituzione e soprattutto il rispetto delle persone che meritano rispetto, cioè tutti i cittadini italiani che sempre di più, sempre più numerosi, prendono coscienza e consapevolezza del cambiamento che, come dicevamo nel corso della serata, deve avvenire prima dentro ognuno di noi. Ognuno di noi deve desiderare realmente un paese diverso ed impegnarsi costantemente affinché questo si realizzi. Grazie. E Roberto Fico sullo stesso argomento? Questo argomento, dico che oggi abbiamo un'opportunità, che è un'opportunità nuova, ed è quella di Matteo Renzi. Ovvero, grazie a Matteo Renzi possiamo comprendere ancora meglio come funziona questo sistema, come è autoreferenziale, come il potere porta avanti solo se stesso, e chi ha setato in questo modo di potere è sempre lontano dall'interesse della collettività. Ed è questo che è importante oggi comprendere. Se lo comprendiamo, riusciamo a cambiare, e quindi riusciamo a vincere. Renzi ci dà l'opportunità di vedere in modo visibile come si muove un sistema che vogliamo combattere e cambiare. Quindi grazie Renzi. Vi faccio anche voi una domanda che anche gli altri colleghi che abbiamo preceduto hanno fatto, cioè una domanda di tipo personale, cioè vi ha cambiato questa esperienza parlamentare? Cosa vi ha portato di positivo, di negativo? Adesso questa volta facciamo parlare prima a Fico. Dal punto di vista personale è un'esperienza meravigliosa, faticosissima, e ciò che ha cambiato davvero è il modo di vedere alcune cose. Io non pensavo così fino in fondo che il Parlamento non facesse le leggi, non rispettasse i regolamenti. Ho scoperto in modo chiaro, e lo dico con serenità, però con grande dispiacere, che il Parlamento è il luogo più lontano dagli interessi nazionali, e noi come movimento e come cittadini dobbiamo riportare questo luogo ad essere coincidente con gli interessi nazionali, ed è questo il lavoro che noi stiamo facendo ogni giorno con grande passione, competenza e trasparenza. Ci proviamo in tutti i modi. Carla Ruocco. Grazie. E io l'esperienza confermo quello che diceva Roberto, è un'esperienza dal punto di vista umano di grandissima crescita, però sicuramente ogni giorno mi convinco di più di aver scelto la strada giusta. Ogni volta che entro in quel palazzo penso appunto a quanto sia distante proprio dai miei principi tutto quello che è stato finora, e quindi mi viene ancora di più la voglia e la grinta per combattere costantemente tutto quello che insomma di scorretto è stato compiuto. Grazie mille, allora li liberiamo perché è stata una serata impegnativa. Amici di Onda Libera, un saluto.